L'Italia a livello globale si trova nel sesto posto per investimento appunto di combustibili fossili, pensiamo che la Russia si trova al nono, quindi siamo in una posizione realmente problematica, nel decennio in cui è fondamentale una transizione ecologica, non possiamo permetterci di avere un problema simile. Siamo con End Fossil, che è una campagna internazionale nata da poco tempo, che in tutta Europa sta organizzando occupazioni universitarie, raggiungendo anche obiettivi importanti, pensiamo al Portogallo, si sono istituite delle ore obbligatorie all'interno di ogni singola facoltà per parlare di crisi climatica. Noi pensiamo sia fondamentale parlare e creare informazione, perché pensiamo che ancora ci sia un problema e le persone non siano realmente consapevoli dei rischi che stiamo correndo. Quindi stiamo facendo qui, in questa specifica università, perché è il Dipartimento di Scienze Politiche e quindi crediamo ci possa essere maggiore affluenza. E nelle università nello specifico perché? Perché crediamo che i movimenti giovanili siano quelli che portino più risultati e siamo, oltre a chiedere lo stop del finanziamento da parte del governo dei combustibili fossili, chiediamo appunto all'università di dedicare dello spazio per parlare di questo tema e di smettere di finanziare aziende che continuano a inquinare, quindi crediamo sia importante manifestare all'interno di questo contesto. Oggi 17-18 maggio in verità saremo qui, occuperemo questa parte del campus, non l'intera università perché ci sono gli esami, non vogliamo creare molti problemi alle persone che devono fare esami, ma allo stesso tempo vogliamo creare disturbo per far vedere alle persone cosa stiamo facendo. Dormiremo qui e occuperemo in questi 2 giorni questa parte. Sì, faremo un sacco di attività che saranno tutte inerenti a questo tema. Parleremo di TAV con vari collettivi dell'università e molti altri argomenti.